La Beh. gente non ha certezze, è preoccupata perché non ha certezze, c'è il problema delle tasse che bisogna riprendere a pagare, oggi il problema dei ticket sanitari che si dovrà ricominciare a pagare. E allora la gente è preoccupata di questo, la mancanza di certezze, questo è che determina anche poi una specie di chiusura dei cittadini perché hanno timore, pensano di essere sempre di essere malcapiti, che le parole che dicono o i pensieri possono essere malinterpretati. C'è questo tentativo di far passare una città di insoddisfatti, di irriconoscenti, addirittura qualcuno ci dà lo sciacallo, io ho letto parole di questo tipo, allora ecco, subentra anche un malessere, perché in realtà no, non stiamo chiedendo nulla. Noi siamo stati vittime di una grossa disgrazia che ha colpito l'Aquila perché la natura così ha voluto, ma poteva accadere dappertutto. E io credo che un paese che vuole definirsi un paese civile, che vuole far parte del G8, deve avere le capacità di risolvere un problema di una città. Ripeto, oggi è toccata all'Aquila, potrebbe toccare a qualsiasi altra città. Noi dobbiamo essere un paese in grado di far fronte non solo all'emergenza ma anche poi alla ricostruzione. Qui si è fatto fronte all'emergenza, adesso si può discutere sul modo, possiamo dire che è stato fatto bene, è stato fatto male, non ci voglio entrare. Il problema però è che quella era l'emergenza, adesso noi abbiamo da ricostruire una vita sociale, dobbiamo ridare ai nostri giovani speranza perché noi dai giovani possiamo pensare di ricostruire, perché il futuro è loro, loro possono ridare vita alla città, ma se, come diceva qui il responsabile della pulizia della città, non si ridà lavoro, non si ridanno certezze, i giovani oggi si cominciano a guardare intorno e se la città viene abbandonata nessuno poi avrà la forza di ricostruirla. Ed è un peccato perché io ho sempre detto che la perdita dell'Aquila è una perdita per l'intero territorio nazionale. L'Aquila è una città che fa parte di un circuito importante, città d'arte, città di cultura, città di storia. Io credo che un paese civile non si può permettere di perdere una città come l'Aquila, ma se la volontà è questa, basterebbe molto poco. La famosa tassa di scopo, si tratta di pochissimo peso, soprattutto sui redditi alti, e la città avrebbe garantito negli anni un flusso di denaro utile per ricostruire. Adesso il governo dice di non voler applicare le tasse, però poi magari applica gli aumenti del carburante, l'aumento dei pedaggi, l'aumento delle tariffe e via dicendo. E quindi se non si paga la tassa nel senso di imposizione diretta, poi indirettamente si vanno a colpire così peraltro tutti i cittadini. Noi abbiamo chiesto una tassa di scopo che poteva essere utile ed è l'unica strada da perseguire. Speriamo che in futuro qualcuno ci possa sentire.